Ho il piacere oggi di avere in studio Aldo Locurto. Aldo Locurto è una persona particolare. Nel 1987 scrisse una lettera a Madre Teresa di Calcutta e continui lei. Sì, ho avuto l'onore di essere ricevuto come volontario a Calcutta, dove era andato da chirurgo plastico, perché io, oltre ad essere medico di famiglia in Italia e trascorrere 6 mesi facendo il medico di famiglia, gli altri 6 mesi nel terzo mondo, mi ero anche specializzato in chirurgia plastica, quindi sono andato lì convinto di curare lebbrosi. Quindi arrivo lì, lei mi invita, acconsente alla mia richiesta. E mi trovo invece, mi manda alla casa dei moribondi. Al che io dico, forse c'è stato un errore, e invece lei mi disse: no, questi pazienti sono inguaribili, ma non sono incurabili. Si può avere cura di loro anche se stanno morendo. Questa è stata una grandissima lezione per me, perché io ero convinto che quando un medico allarga le braccia e dice che non c'è più niente da fare, pensa che il suo compito sia finito lì. Invece, secondo me, il medico non si deve mai arrendere. Cioè, le malattie possono essere inguaribili, ma il medico deve continuare a visitare il malato, a stare magari anche in silenzio se non sa cosa dire, cercare di accarezzarlo, cercare di dare coraggio. La speranza è l'ultima a morire. E allora questa è stata la prima grande lezione che ho imparato da Madre Teresa. E poi, quando lei diceva che curava i poveri più poveri, a volte io non riuscivo a capire che cosa volesse dire poveri più poveri. Per me esisteva la povertà e basta. E lei diceva: no, i poveri più poveri sono non solo quelli che mangiano una sola volta al giorno, quelli sono poveri. Ma i poveri più poveri sono quelli che sono così affamati che non hanno nemmeno la forza di masticare quel poco che riescono a procacciarsi da mangiare. I poveri più poveri sono quelli che non hanno nemmeno un brandello di tessuto che gli permetta di andare in giro a chiedere l'elemosina. E quindi era una situazione che per me era del tutto nuova, del tutto sconosciuta e che io ho trovato a Calcutta. Una delle città in cui praticamente per strada si può trovare gente che è senza casa, che sta dormendo, oppure gente che apparentemente sembra che dorma, ma è già defunta. E quindi questa situazione poi mi ha permeato molto. E tornando in Italia, io ho cominciato da allora a assistere anche ai malati terminali, guardando non tanto a quello che dice la medicina, che dà a volte delle sentenze, 3 mesi di sopravvivenza, pochi giorni di sopravvivenza, ma cercando di assistere fino all'ultimo respiro il malato che è in fin di vita. Questa è una delle cose che mi hanno marcato di più. Il grosso problema oggi della medicina moderna è che è troppo informatizzata, ci sono troppi protocolli terapeutici. E si perde di vista il malato dal punto di vista umano. Io stesso devo fare un mea culpa perché come medico di famiglia sono costretto a utilizzare il computer e molto spesso, chiedo al malato il suo tesserino sanitario, guardo il desktop e non guardo il malato. Una delle prime regole della medicina cinese, io ho visitato oltre 50 paesi. E ho prestato servizio gratuito in oltre 50 paesi. Nella medicina cinese la prima regola è guardare in viso il malato quando lui arriva per farsi visitare. E questo purtroppo è, diciamo, un rapporto medico-paziente che è in crisi in Italia ed è questo il messaggio che io porto in Italia quando torno qui e dato che sono procinto fra 2 anni di andare in pensione, una parte dell'anno io la dedicherò anche alla Sicilia perché considero la Sicilia come terra di missione. Io sono nato a Naro, cresciuto ad Agrigento e quindi è un modo per ritornare alle origini e mi occuperò sia di migranti in difficoltà ma sia anche di siciliani in difficoltà. Questa è la situazione attuale che io trovo qui, ma non credo che migliorerà da qui a 2 anni, quindi questo è. Dottore, una battuta finale.
Lei adesso andrà nuovamente via in giro per il mondo a fare la sua attività di missionario. La prossima volta, gentilmente, quando capita da queste parti, ci verrà a trovare? E naturalmente sì, perché mi potete aiutare anche a far circolare la notizia che c'è un medico gratuito che è disponibile a fare delle visite a domicilio a malati anche molto gravi, oppure malati che sono da soli. Ci sono persone anziane a volte che sono, diciamo, vivono in condizioni di difficoltà. E poi però bisognerebbe coinvolgere dei farmacisti e vedere se c'è la possibilità di, una volta che è stata fatta una visita e che io ho fatto una prescrizione, che anche i colleghi farmacisti possano offrire dei farmaci gratuitamente. Ecco. Io credo che qui ci sia proprio qualcuno che può darle una mano, che magari già le conosce, ne parliamo appena finiamo l'intervista. Un'ultima battuta e ci riaggiorneremo la prossima volta. Questa sera lei verrà alla marcia silenziosa. Io invito le persone questa sera ad avvicinarsi e conoscere il dottor Locurto, perché è veramente una persona fuori dal normale, sicuramente. Allora, noi ci vediamo questa sera alla marcia silenziosa pro cattedrale e aspetto la sua prossima visita. Quando tornerà lei da queste parti? Ma io ho in mente di tornare adesso prima dell'Immacolata, perché sono appena stato in una scuola a Favara dove ho incontrato degli interessatissimi alunni. Erano una cinquantina di alunni che veramente sono stati molto bravi a assistere a un filmato che io ho portato e che ho donato alla scuola, e che hanno promesso che faranno una raccolta di penne. A volte basta una penna per fare felice un alunno, e quindi io li ho invitati a far qualcosa anche loro dal punto di vista della solidarietà. Non raccogliere grandi, non fare grandi cose, ma fare eccezionalmente bene piccole cose. Portate una penna a ognuno di voi. Fra un mese, quando io verrò per l'Immacolata, verrò a raccogliere questo, e poi a Natale andrò in Africa, andrò in Benin, e donerò questo vostro dono a dei ragazzi di una scuola africana.